Da 1 a 2 continua l'altalena di numeri relativamente alla situazione del coronavirus a Civitavecchia. Ieri l'altro si era tornati ad un solo contagiato. Ieri il quotidiano bollettino diramato dall'assessorato regionale alla sanità e dall'ASL Roma 4 ha riportato a 2 il numero delle persone attualmente affette da Covid-19 in città. Il nuovo contagiato è una donna di 36 anni di Civitavecchia che a seguito della preospedalizzazione nel reparto maternità per un parto programmato per il 14 luglio è stata trovata positiva e trasferita al Gemelli di Roma. Non cambia sostanzialmente la situazione da un punto di vista numerico, visto che tra 1 e 2 contagiati non c'è particolare differenza. Resta viceversa il fatto che comunque il virus è ancora presente e non va sottovalutato. Vale quindi la pena di continuare ad osservare con zelo le 3 indicazioni che vengono fornite dagli esperti, ovvero indossare le mascherine nei luoghi chiusi, lavarsi frequentemente le mani e mantenere la distanza di almeno 1 metro rispetto alle altre persone, evitando assembramenti. Nessuna privatizzazione dei servizi di Civitavecchia Servizi Pubblici. Nel corso di una conferenza stampa, il vice sindaco e assessore alle partecipate, Massimiliano Grasso, ha voluto mettere la parola fine su una delle voci maggiormente circolanti in questi giorni sul futuro di CSP e che maggiormente agita le organizzazioni sindacali. L'intervista. Io credo che più che parlare si straparli da parte soprattutto di qualcuno che vuole a tutti i costi forse o seminare zizzania oppure non so francamente in questa fase così delicata per l'azienda, per CSP e quindi anche per i dipendenti e i lavoratori a chi giovi creare delle tensioni ulteriori laddove non c'è assolutamente motivo di farlo. Mi riferisco in particolare, ho letto a chi ha parlato di privatizzare alcuni servizi dell'azienda stessa. Io ribadisco quella che è la linea e quello che è l'indirizzo del socio unico del Comune di Civitavecchia, che è già stato illustrato peraltro alle organizzazioni sindacali nei recenti incontri avuti. L'azienda rimarrà al 100% del Comune di Civitavecchia e per quanto riguarda i servizi addirittura saranno aggiunti ulteriori servizi che saranno dati alla stessa CSP senza che ci siano privatizzazioni o altre azioni che sono state paventate. E come lei ha detto, aprirà anche a nuovi servizi che entreranno, no? Su tutti, per esempio, quello del pronto intervento stradale, quello che lei ha definito così. Sì, manutenzione, piccole manutenzioni stradali o anche degli immobili comunali, ma anche servizi di supporto amministrativo a progetto o servizi di portierato. Penso ad esempio ai tecnici del traghetto. Quindi c'è tutta una serie di azioni, prima non ho detto anche servizi di natura di informazione turistica ad esempio. Per quanto riguarda le cose che sono state dette, penso ad esempio alle farmacie, alla privatizzazione delle farmacie, la smentisco categoricamente, non è mai stata in programma, si sta verificando, questo sì, piuttosto l'opportunità di chiudere la farmacia della stazione che genera perdite e non potrebbe essere dislocata altrove, ma questo in realtà consentirà di razionalizzare anche il personale stesso delle farmacie inserendo in turno e quindi nella rotazione sulle le altre farmacie comunali i dipendenti della stazione. Noi stiamo facendo un'azione molto molto importante che avremmo portato a compimento già quest'anno, potenziando invece il trasporto pubblico per quanto riguarda il trasporto dal porto alla città dei turisti e dei croceristi. È chiaro che il Covid purtroppo ci ha fatto rimandare tutta questa operatività di questo nuovo servizio all'anno prossimo, quando torneranno i croceristi, ma nessuno pensa o ha mai pensato di privatizzare, come ho letto, addirittura il navettamento di queste persone. Siamo in emergenza loculi, ci sono da realizzare nuovi loculi, riteniamo che la forma migliore per farlo sia appunto, come diceva lei, la forma di partenariato pubblico-privato, e per questo quindi verrà reinternalizzato soltanto questo aspetto della gestione cimiteriale. L'ultima annotazione è per il verde, su cui anche ci sono state diverse polemiche, anche lì è stata fatta una ricognizione del contratto, ci sono delle parti che in realtà la stessa CSP non ha mai svolto, penso alle potature ad alto fusto che erano state inserite anche addirittura nelle prescrizioni ambientali, penso anche alla gestione dei parchi, la cui gestione del verde seguirà poi quella che sarà la gestione del parco stesso, e quindi questi sono degli aspetti che verranno anche questi reinternalizzati al comune.
E torniamo alla seduta del Consiglio Comunale di ieri, in particolare alla decisione di tornare all'interno dell'osservatorio ambientale, un provvedimento che cancella quanto prodotto dalla precedente amministrazione comunale che aveva affidato ad Arpalazio la gestione delle centraline per il controllo dell'inquinamento. Una decisione che è stata duramente contestata dal Movimento 5 Stelle. Sentiamo a riguardo il consigliere comunale Daniela Lucernoni. Ieri, come Movimento 5 Stelle, abbiamo votato contro il consorzio dell'Osservatorio Ambientale perché a nostro avviso, e non solo a nostro avviso, è un organo illegittimo e lo stesso Ministero dell'Ambiente nel 2010 disse che quello che aveva realizzato il Comune di Civitavecchia insieme agli altri comuni del comprensorio non era quello previsto nelle prescrizioni VIA del 2003 per la centrale a carbone. Ma inoltre questo consorzio, in quanto non riconosciuto, i dati sanitari o ambientali che registrerà non saranno validi se non validati dall'ente regionale pubblico dedicato che è l'ARPA, quindi ancora di più una spesa di soldi per realizzare un consorzio che avrà dei costi di personale di 300 o 400 mila euro che non andranno nella tutela della salute dei cittadini ma andranno a finanziare stipendi non meglio identificati. Quindi per queste ragioni siamo usciti dal consorzio come amministrazione 5 Stelle nel 2015 e per queste ragioni oggi abbiamo rivotato contrari. Vedremo l'amministrazione che cosa farà e ci muoveremo di conseguenza. Nell'ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di rifiuti, i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli, in collaborazione con i carabinieri forestali della locale stazione, hanno sequestrato in due distinte operazioni due container da 40 piedi carichi di rifiuti in partenza per il Paraguay. Entrambi i carichi riguardavano pneumatici fuori uso, dal peso complessivo di circa 50 tonnellate, dichiarati all'esportazione come pneumatici usati. Il primo e il secondo erano composti da gomme per auto o autocarro in avanzato stato di usura e in pessimo stato di conservazione, stivati alla rinfusa anche uno dentro l'altro, senza alcuna precauzione per salvaguardarne l'integrità. I pneumatici fuori uso, classificati come rifiuti non pericolosi e la mancanza di documentazione idonea, unita alle pessime condizioni in cui sono stati rinvenuti, hanno portato all'immediato sequestro, mentre due esportatori sono stati denunciati per traffico illecito di rifiuti in ambito transfrontaliero. Esplode la protesta tra i frequentatori della spiaggia del Marangone che si sono rivolti alla redazione del TRC Giornale per segnalare che ieri mattina sono stati allestiti cartelli di divieto di parcheggio nell'area da sempre utilizzata dai bagnanti per lasciare in sosta le autovetture. Da una parte viene contestato il fatto che non sono state preventivate alternative valide. Per i frequentatori, infatti, non è pensabile parcheggiare le auto lungo l'Aurelia, visto che sarebbe pericolosissimo per i pedoni a fronte del notevole traffico che si riscontra in particolare in estate. Allo stesso modo non risulta pensabile parcheggiare le auto dietro il ponte laddove c'è un minibosco che se dovesse prendere fuoco provocherebbe danni incalcolabili, così come non è possibile lasciare la vettura in sosta dietro il casale, lontano dagli occhi dei proprietari, con rischio che possano essere oggetto di furti e atti vandalici. In ultimo, i frequentatori si chiedono per quale ragione il provvedimento sia stato assunto a stagione inoltrata e non in precedenza, avendo quindi modo nel frattempo di trovare delle valide alternative. Peraltro viene osservato come attualmente siano stati effettuati investimenti su quella spiaggia libera proprio dal comune, con numerosi portaombrelloni in cemento posti a distanza che i bagnanti sono obbligati ad usare, con un efficace servizio di sorveglianza giornaliero che vigila sul corretto andamento della spiaggia. In questo modo, osservano i frequentatori, con la prevedibile diminuzione dei bagnanti si sarebbe trattato di un'ulteriore dimostrazione di spreco di denaro pubblico. È un pasquino diverso quello che si propone questa settimana al suo affezionato pubblico. Presenta infatti un sonetto che da una parte affronta una tematica di carattere politico e dall'altra entra nei meandri, a volte incomprensibili, dell'animo umano. Il titolo del sonetto è Ercoppiere. Sentiamo. La peggio malattia che pove l'uomo ad è l'invidia e dopo l'arroganza. Tra loro due c'è sta una somiglianza e chi ce l'ha un po' essa in galantomo. L'invidia te fa essere un povero uomo perché te ha come un sorcio nella panza. L'arroganza te dà quella bardanza che te fa illudere d'essere un superuomo. Se poi sti due difetti assai malvagi stanno dentro la gente de potere,
pure se ci hanno avuto i suffragi, ti pieranno sempre per sedere, perché vorranno compensare i disagi di una vita vissuta da coppiere. Non arrivano belle notizie per Marco Lodadio, il ginnasta della SG e della nazionale italiana con la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. Già in tasca, rischia di vedere parecchio in salita il cammino verso il Giappone. Infatti martedì dovrà sottoporsi ad un intervento di artroscopia presso l'unità ortopedica dell'Humanitas di Rozzano, vicino Milano. Infatti da tempo Lodadio accusa un problema alla parte posteriore della cuffia della spalla destra, che molto probabilmente si è originato a causa dei tanti sforzi fatti in questi ultimi anni e per l'improvvisa pausa dagli allenamenti legata alla chiusura degli impianti sportivi durante il lockdown. Quindi si complica e non poco il piano di preparazione per le Olimpiadi. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube TRC Giornale. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.